si definiva un indagatore del rapporto tra Eros e Thanatos, Nagisa Oshima, scomparso all'età di 80 anni. Un'indagine che il regista giapponese ha svolto in una carriera costellata di opere che hanno infiammato e spesso diviso il pubblico e la critica di tutto il mondo. Ecco l'Impero dei Sensi, il suo film del 1976, è il centro ideale della sua produzione, nonché la sua creazione più famosa. La storia racconta di una passione sfrenata ai limiti che scandalizzò il pubblico dell'epoca e causò al suo autore guai con la censura. La consacrazione massima arriva però 2 anni dopo con L'Impero della Passione, pellicola che vinse il premio per la miglior regia a Cannes. Oshima, da sempre voce autorevole della sinistra giapponese, aveva esordito nel Giappone sconvolto dalla Seconda Guerra Mondiale. Il suo primo film, Il quartiere dell'amore e della speranza, risale al 1959. E il percorso del suo cinema si svilupperà assieme alla rinascita economica e culturale del suo paese. In Furio arruolò David Bowie come protagonista e dal sodalizio con la grande rockstar inglese venne fuori uno dei suoi film più apprezzati. Negli ultimi anni aveva diradato le sue regie, ma la sua personale indagine sull'animo umano resta una delle vette più alte del cinema nipponico. So it did something very too much explanation, but too much theory. theory.